Appassionati di basket, amanti della pallacanestro, a tutti il nostro saluto. Siamo al Palamaggiolo per registrare la prima trasmissione di Basket in Bianco e Nero, una trasmissione che è nata da una sinergia, da una volontà di noi appassionati del basket, giornalisti, ma soprattutto appassionati di questa squadra, di questa società, di questa disciplina sportiva. Poco dopo l'Epifania Gianluca Pota mi chiamò, mi disse: io ho intenzione di fare una trasmissione di basket, visto che nessuno si decide a farla, la crisi, i problemi, vabbè, c'è un po' di tutto, la facciamo noi insieme, la facciamo con la telecamerina, così, molto veloce, qualcosa di fruibile, di godibile, e la mandiamo in onda. Contemporaneamente l'idea la sposò anche ovviamente Walter Petriccione di Teleprima, che è la televisione ufficiale della Juve Caserta. E contemporaneamente la stessa idea l'ha avuta anche il collega Armando Serpe. E quindi alla fine eccoci qui, siamo nella sala living del Palamaggiolo con le telecamere e le attrezzature di Armando Serpe e di Mario Scalino, che sono in regia, con Marco Petriccione di Teleprima al suo supporto e con Gianluca Pota. Quindi alla fine questa trasmissione si vedrà sia in televisione con Teleprima e sia sui siti Sport Casertano e Gold Web TV, che sono i siti dove lavorano, dove agiscono e dove svolgono il loro lavoro di giornalisti sia Armando Serpe che Gianluca Pota, i nostri due colleghi che hanno avuto l'idea di affidare a me la conduzione di questa trasmissione. Con trasmissione nata, si badi bene, prima, lo voglio specificare, dell'avvento di Gianluca Galimberti. Avevamo già intenzione di farla questa trasmissione, visto e considerato che ogni volta per realizzarla era un problema di sponsor, di altro. Stavolta non ci sono sponsor, non c'è niente, c'è soltanto la nostra buona volontà e il nostro contributo. Nessuno paga, siamo noi che paghiamo la benzina per venire giù al Palamaggiolo a registrarla, per stare qui, per parlare di pallacanestro. Non ci sono soldi, ma non è questo il problema. Lo facciamo volontariamente, lo facciamo coscientemente e lo facciamo con grande soddisfazione, perché ci piace questa disciplina, ci piace parlare della Juve Caserta, e soprattutto perché, visto e considerato che tutti quanti volevano dare il loro contributo alla Juve Caserta, noi come giornalisti sappiamo fare questo, informazione, e lo facciamo. Eccoci qui. Fatta questa breve premessa, questo pistolotto iniziale, andiamo a presentare gli ospiti. Il nostro ospite stasera è il più anziano dell'attuale Juve Caserta, anziano in fatto di militanza ovviamente, mi riferisco a Massimiliano Oldoini, che è alla mia sinistra, e ancora oltre c'è il giovane collega Alessandro Aita, giovane perché è giovane di età e anche giovane di militanza, visto che ha iniziato quest'anno a scrivere anche di basket, ha collaborato con Teleprima negli anni passati, ma si sta avvicinando un po' alla volta a questa disciplina. Massimiliano Oldoini, ho detto che è il più anziano in fatto di militanza perché è al suo sesto anno a Caserta. Sì, intanto vorrei fare un saluto a tutti i telespettatori. Sì, è il mio sesto anno, sono venuto qua per provare a fare la scalata dalla Lega 2 alla Lega 1, subito al primo anno ci riuscimmo e poi da cosa nasce cosa, no? Come si dice. E sei rimasto a Caserta. Allora, la scaletta prevede che dopo questa introduzione, dopo i saluti, ci guardiamo il servizio sulla partita di domenica scorsa. Domenica c'è stata questa bella vittoria della Juve Caserta sulla Monte Paschi Siena. Avete vinto una bella partita. È importante. Noi abbiamo assistito a questa vittoria, abbiamo goduto di questa vittoria. Adesso ci guardiamo un attimo il servizio che ha curato Marco Petriccione. Palamaggiolo affollato ed atmosfera da big match, Caserta Siena riporta l'entusiasmo a Castelmorone, complice anche la prima gara casalinga nelle vesti di socio di maggioranza per Gianluca Galimberti, tanti gli applausi per lui. Partenza a razzo per la Juve, con la palla a due scippata da Chindele e la prima tripla firmata da Ionusas. Risposta di Sanichidze con la stessa moneta e nuova replica di Ionusas. Dopo i canestri di Jelovac e da Chindele, coach Banchi deve già ricorrere al primo timeout. Le parole del tecnico scuotono i senesi, la difesa comincia a funzionare grazie al fondamentale ingresso di Hackett e Siena sorpassa Caserta con il timeout invertito a cui stavolta ricorre Sacripanti.
Gentile interrompe l'emorragia, ma deve poi sedersi in panchina dopo aver commesso il secondo fallo. Hackett ed Edzer riportano avanti la Montepaschi, che chiude in vantaggio la prima frazione sul 18-19. Siena in palla, Caserta commette troppi errori, ma per fortuna c'è Marco Mordente. L'assist d'oro per l'appoggio di Micheloni vale il nuovo meno 1. La Juve esce con lucidità da una fase confusa della partita, trascinata dalla fisicità di Akindele. Dopo le bombe di Mordente e Sanichidze, le squadre si fermano per l'intervallo. Il tabellone dice 35-33. Dagli spogliatoi, però, rientra una squadra sola e non è Caserta. La Menzana mette la freccia con Ezze e supera i casertani sfruttando un parziale di 0-5. Diverse decisioni arbitrali piuttosto dubbie fanno imbestialire il pubblico padrone di casa, ma è proprio per questo che i quasi 3.400 tifosi di Pezza delle Noci si riaccendono. Gentile spara da tre la bomba del pareggio, pala maggiò, modalità battaglia. Con l'azione da 4 punti di Mossi, i campioni d'Italia mantengono qualche punto di vantaggio, ma i bianconeri non mollano e restano incollati all'incontro. Un terzo quarto infuocato si spegne sul 44-48. La giocata di Maresca inaugura l'ultima frazione di gioco, la Juve riacciuffa il rivale a quota 50. È qui che sale in cattedra Dan Mavredis. La guardia ex Avellino conduce i compagni con palle scippate e contropiedi efficaci, supportato da un superlativo a Kindele, 59-51 con i canestri del pivone nigeriano. I missili di Kangur e Gentile tengono al caldo il match, con Caserta a più 6 a 3 minuti dalla fine. Mavredis fa il solista ed esalta il palamaggio, poi ancora Dan spara da fuori l'arco il missile che mette KO i biancoverdi. Continua la crisi della Montepaschi, termina 72-64. Estasi bianconera con il secondo successo consecutivo dopo quello ottenuto contro la Virtus Bologna, e a salvezza raggiunta la Juve può permettersi di strizzare l'occhio alla griglia playoff. L'immagine più bella è questa di Dan Mavredis che festeggia la vittoria su Siena, visto che è stato lui il protagonista nell'ultimo quarto, diciamo, di questa vittoria, forse riduttivo parlare di vittoria, coach, perché dietro questi due punti ci sono tante altre cose. Ma sicuramente è una vittoria molto importante che ci mette un po' al riparo da qualsiasi intemperia, giocata contro una grande squadra, anche se non è in un grande momento di forma, però sicuramente ha giocatori di atletismo, di individualità tecnica, una panchina molto profonda, e siamo stati bravi a costruirla con tutto il gruppo, come abbiamo sempre fatto, perché poi alla fine non ci scordiamo che prima sono persone, poi sono giocatori, e tutta la settimana cercano di lavorare al massimo per ottenere il miglior risultato la domenica. Poi alcune volte ci si riesce, alcune volte no, però direi che la partita con Siena l'abbiamo interpretata al meglio, nel senso che i giocatori hanno limitato gli errori, e sai meglio di me che una pallacanestro è uno sport fatta di errori, chi ne fa meno vince, e noi contro Siena siamo stati un po' più cinici rispetto ad altre partite, ma già con Bologna avevamo avuto un 30 minuti di buona pallacanestro. Si era intravisto qualcosa. A proposito di Bologna, noi dobbiamo anche dire questo, che siamo in ritardo di una settimana con la nostra trasmissione, con questo basket in bianco e nero, perché dovevamo iniziare la registrazione, visto che questa viene registrata qui nella sala living del Palamaggiò, dove vengono trasportate telecamere, mixer e quant'altro, cosa impossibile da pensare negli anni passati. Martedì scorso però la squadra lunedì sera aveva vinto a Bologna, chiaramente il giorno dopo non si adenava e Sacripanti, e quindi d'accordo con Pino Sacripanti spostammo la trasmissione a questa settimana, manca a farla apposta, non si allena nemmeno oggi martedì perché sono stati concessi 2 giorni di riposo per festeggiare questa bella partita che ha significato la salvezza per Caserta. Alessandro, prima di tutto buonasera a tutti e sono onorato di essere qui in questa prima messa in onda di questa trasmissione. Direi che i 2 giorni di riposo dati da Sacripanti dopo questa partita sono veramente meritatissimi, perché Caserta è riuscita a fare un'impresa, seppur Siena non attraversa un grandissimo momento, è riuscita a fare un'impresa che non si riesce a fare sempre in ogni campionato. Sacripanti è pur sempre la besta nera di Siena, con 12 vittorie in 10 anni comunque di militanza in Serie A, però c'è da sottolineare appunto la preparazione tecnica e tattica dell'allenatore casertano.
Perché, come è stato sottolineato anche durante le interviste post partita, Caserta è stata brava anche nei momenti in cui non riusciva a segnare, è riuscita a essere molto cinica soprattutto in difesa, è riuscita a limitare gli attacchi di Siena ed è quindi riuscita a restare attaccata al match quando ha attraversato il momento peggiore della sua partita, ad esempio verso il finale di terzo quarto. Non trovi, Max? Beh, sicuramente abbiamo avuto un momento di difficoltà e lì ci siamo ancora di più compattati per superare questo momento ed è andata bene perché poi alla fine abbiamo ripreso a giocare, abbiamo ripreso a segnare, abbiamo fatto dei buonissimi attacchi, abbiamo avuto delle percentuali molto alte. Però credo che comunque, lo ripeterò sempre ad ogni intervista, che questo è il frutto di un gruppo che lavora seriamente tutti i giorni e che cerca di fare le cose al meglio. Beh, l'abbiamo detto, settimana scorsa è stata la prima volta che magari Caserta è riuscita a allenarsi con 10 giocatori effettivi e è arrivato questo capolavoro. Senza virus e senza influenze. Chiaro, Vino Sacripanti nel dopo partito, ovviamente. Ma infatti abbiamo passato dei momenti molto difficili, ma già dalla prima di ritorno contro Milano noi abbiamo avuto problemi da subito durante la settimana che si sono poi protratti per un lungo periodo. Questa settimana oggettivamente è stata migliore delle altre. Ovviamente mentre stavamo parlando è andata in sovrimpressione la schermata con i risultati di domenica scorsa. Non li riassumiamo perché io penso che i tifosi della Juve Caserta li hanno bene in mente. Se ci possiamo guardare la classifica, questo è interessante, in modo che vediamo la posizione attuale di Caserta. Come diceva quell'allenatore, un presidente di una squadra di calcio, cioè noi dobbiamo stare a sinistra per stare bene. Nel senso di stare nella colonna di sinistra. La colonna di sinistra è quella che garantisce i play-off. È un sogno poterci pensare, Max. È inutile riassumere, leggere la classifica, la leggono i nostri tifosi, la conoscono anche bene. Quindi possiamo andare ancora più a sinistra da qui a fine campionato. Tanto è chiaro che siamo primi in classifica nella parte di destra. Di destra, vabbè. E quindi questo è importante. E questa è la salvezza acquisita. E per quanto riguarda i playoff, sognare non costa niente, quindi andremo avanti per la nostra strada, partita per partita. Soprattutto già da domenica avremo un incontro molto difficile perché Pesaro verrà qua per giocarsi le proprie chance col coltello fra i denti e noi cercheremo di interpretare al meglio questa partita e poi staremo a vedere. Della partita con Pesaro noi ne parliamo ampiamente dopo, c'è una rubrichetta, che è uno spazietto che abbiamo ritagliato a Sergio Luise che ci descrive la squadra avversaria e soprattutto ci fa vedere come gioca. Questo è importante, a me mi viene in mente perché quando io facevo l'assistente a Siena facevo la rubrica La Lavagna di Max Oldoini, dove spiegavo un gioco d'attacco della squadra sia di Eurolega sia di campionato. Sono cose belle che sono cose belle, soprattutto io penso che aiutano a crescere diciamo anche i nostri telespettatori, perché se parliamo di pick and roll, pick and pop o altro, chiaro. Quante persone dei 3.500 del Palamaggio saranno in 1.000 che sapranno di che cosa esattamente parliamo, altri magari l'hanno letto, l'avranno sentito, però non sanno specificamente come si vede sul campo, qual è il vero gioco che corrisponde al pick and roll, al pick and pop, i passi, la partenza, doppio palleggio, eccetera. Allora è bene ogni tanto soffermarsi su questo, ripetere un po', perché ripetere è giovane, dicevano i latini, no? E quindi anche per far crescere culturalmente i nostri tifosi, perché qualcuno, un giocatore che andò via da Caserta, in malo modo disse che quando lui arrivò a Caserta e faceva canestro, il pubblico gridava gol. Cosa non vera, perché a Caserta si mangiava le basket da tanti anni. Allora, proprio per evitare che qualcuno possa dire gol oppure palo quando la palla tocca il ferro, allora andiamo a spiegare anche a queste cosucce, insomma, più elementari, molto simpatiche. Chiaro, no, ma è importante, comunque è importante anche per gli allenatori casertani e non solo della Campania, se vedono una spiegazione di una situazione d'attacco o difensiva o quant'altro, possono sempre immagazzinare delle informazioni importanti anche per il loro lavoro. Certo. Max, siamo in una fase particolare della stagione, si avvia verso la primavera, avete fatto un lavoro di
atletico, di ripresa particolare per tenere la squadra su tonicamente, visto che hanno tirato la carretta, come si dice in gergo, per parecchio questi ragazzi, giocando in sette contro squadre complete, contro roster che hanno fior di cambi. Domenica Ghindelli era solo, cambiavano tutti quanti gli altri, lui stava sempre lì e li mandava tutti quanti a casa. Sì, no, no, abbiamo fatto un lavoro con il professore Mimmo Pappa, sì, sì, nelle settimane addietro, e comunque devo dire che abbiamo avuto anche dai giocatori che sono stati infortunati, hanno avuto problematiche fisiche, si è visto che il lavoro ha pagato anche dal punto di vista atletico. Perfetto. Partita contro Pesaro, state lavorando, cioè non avete ancora ripreso, perché al momento sul campo ci sono soltanto un paio di giocatori così a riscaldarsi, tanto per... Sì, è stata una settimana... Questo vale anche come esempio, come monito, attenzione, avevano 2 giorni di ferie, oggi era giorno di ferie, invece in campo, li ho visti io, ci sono 2 persone che stanno tirando, magari mentre siamo qui a parlare ne è arrivato qualche altro che... Beh, ci può stare, perché comunque hanno talmente tanta passione, tanto fuoco dentro, che vengono anche quando non c'è allenamento. Poi se c'è un assistente o anche lo stesso Pino che può passare la palla, perché no? Ecco, se no fanno tutto da soli, ma... e questo è un bel segnale. Ecco. Sì, credo che sia proprio questa forse la forza di questa squadra, che anche nel caso sono stati dati questi 2 giorni di riposo, vedere 2 giocatori che sono venuti addirittura ad allenarsi per conto proprio per cercare di conseguire l'obiettivo, anche se forse teoricamente è già stato conseguito, fa veramente onore alla squadra di Sacripanti. Sì, ma anche proprio per loro stessi, per migliorare o focalizzare qualche situazione individuale che in questo momento non gli sta riuscendo, così possono trovare, anche in mezz'ora, possono trovare degli spunti per migliorarli. Questo è un insegnamento che rivolgiamo particolarmente ai giovani che si avvicinano al basket, per dire, per far capire che non si finisce mai di imparare, soprattutto non si finisce mai di allenarsi e di crescere, perché questi giocatori dei quali parliamo sono dei professionisti che vedete la domenica in campo con la canotta della Juve Caserta e sono qui a migliorarsi ancora. Si può migliorare un giocatore che gioca da 10 anni? Sì, si migliora, si cresce. Perché deve lavorare, Max? E deve lavorare sia fisicamente per mantenere sempre il suo profilo alto a livello atletico, deve lavorare tecnicamente, perché non sempre dentro una partita, oltre che gli possono anche non riuscire, ma ci sono anche sempre dei particolari nuovi che purtroppo devi anche aggiustare. A proposito di movimenti che ti possono non riuscire, Mavraides, il terzo quarto tutti quanti l'avrebbero cacciato dal campo domenica scorsa. Ma sai, durante l'arco di una partita c'è un piano partita da seguire. È ovvio che ci sono 5 giocatori e non sempre si va per quella strada. Alcune volte bisogna per forza deviare. Sì, bisogna deviare, perché la difesa è più brava. Trovi un blocco inaspettato, esatto. Non previsto, devi fare qualche altra cosa. Eden, sinceramente, che comunque stava difendendo bene, anche se in attacco non aveva la possibilità di... non ha avuto la possibilità di segnare, c'è stato 2 o 3 minuti che è riuscito a dare quello che in 10 non aveva dato. Perfetto. Forse proprio quell'errorino che ha alla fine del terzo quarto gli ha dato proprio la scossa, perché lui aveva cercato proprio di rispettare i moniti di Sacripanti, perché aveva provato a giocare uno schema in isolamento mentre non era riuscito comunque a dare in tempo la palla verso Stefano Gentile. Invece nell'ultimo quarto è stato perfetto, direi quasi che si è travestito da Ginobili. E vabbè, questo travestimento lo guardiamo un attimo in questo servizio, perché è un servizio che è un'intervista che riguarda particolarmente uno dei nostri protagonisti. Stefano, la Juve è salva, partiamo da questo presupposto prima di commentare questa gara. Sì, era il nostro obiettivo dall'inizio della stagione. Abbiamo avuto un po' di tribolamenti durante l'anno, ma ci abbiamo sempre creduto. Siamo un gran gruppo e questa è la dimostrazione. Questa è una gara importante per i due volti, innanzitutto perché si mette in cassaforte la salvezza e soprattutto perché può gettare le basi della nuova storia
presente e futura della formazione bianconera. Ma sì, penso che con un pubblico così Caserta merita una grande squadra, Caserta merita di stare in alto. Noi ci stiamo provando con i mezzi che abbiamo e sentite la gente, è incredibile. Stefano, Siena comunque non era da sottovalutare, veniva da 4 sconfitte consecutive tra campionato e Coppa, era un animale ferito, ma la Juve l'ha tenuta a 64 punti, oltre i demeriti di Siena. Io credo che soprattutto Caserta abbia giocato una gara di cuore e di grande intelligenza tattica. Sì, 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 abbiamo giocato una gran gara di cuore. Sapevamo quali erano i loro punti di forza e quali erano i loro punti deboli. Siamo stati bravi a limitare Bobby Brown nelle sue scorribande. Totalmente. E quindi penso che Siena sia quello, sia tanta inventiva di Bobby Brown. Siamo stati bravi a limitarlo anche fino alla fine. Penso che ce lo meritiamo. Stefano, è nata la prima pagina, lo scriviamo questo nuovo libro? Sì, sì, sicuramente. Ok, allora siamo quasi alle battute finali. Io credo a Mario Scalino della regia di farci vedere la schermata delle prossime partite, il prossimo turno. Caserta gioca in casa contro Pesaro, appuntamento al Pola Maggiore 18:15. Le altre partite: Venezia Biella, Roma Bologna, Milano Montegranaro, Cremona Sassari, Brindisi Avellino, Reggio Emilia Varese e Siena Cantù. Le ultime due si giocano di sera alle 20. Noi siamo qui saremo qui domenica alle 8:15, alle 18:15. Siamo alle battute finali. Noi ci congediamo, salutiamo Max Soldovini e lo ringraziamo per essere stato con noi. Grazie ad Alessandro Aita. Adesso ci guardiamo. Volevi dire qualcosa, Alessandro? No, giusto, prima parlavamo appunto di esempi per i giovani. Penso che proprio Stefano Gentile possa essere un esempio per i giovani, perché col cognome pesante che si ritrovava poteva restare comunque nel caso di un roster di Serie A dopo l'anno a Milano, mentre invece lui ha deciso di scendere di categoria, ricominciare dalla B2 e in pochi anni si è costruito una carriera e adesso è arrivato in 4 anni dalla Serie B2 a essere l'MVP dell'All-Star Game. Ok, perfetto. Ovviamente Alessandro si riferiva all'intervista precedente di Nicola Argenziano del collega Nicola Argenziano con Stefano Gentili, il primo genito di Nando, il play della Juve Caserta. Mi tagliano, mi sfumano, devo chiudere assolutamente. Saluto, ringrazio di nuovo Marco Soldovini, grazie mille Alessandro Aita. Adesso ci guardiamo la rubrichetta con Sergio Luisi, l'appuntamento è per martedì prossimo, per ritrovarci qui a commentare ancora le partite della Juve Caserta. Ricordatevi che la trasmissione va in onda il mercoledì su Sport Casertano, su Gol 2 TV e ovviamente su Teleprima. In televisione, su Teleprima, la televisione ufficiale della Juve Caserta, e poi sul web Gol 2 TV e Sport Casertano. Grazie a tutti per averci seguito, ovviamente aspettiamo aiuti e suggerimenti e grazie a tutti i colleghi che con la loro buona volontà hanno reso possibile questa trasmissione. Arrivederci. Allora, un ospite fisso della nostra trasmissione sarà Sergio Luise, assistant coach di Pino Sacripanti, assistente allenatore, insomma, in italiano, che avrà l'ingrato compito, il piacevole compito ogni volta di spiegarci chi sono gli avversari della Juve Caserta. Sergio è qui con noi con la sua bella lavagnetta, la stessa che usa Pino Sacripanti durante i time out per spiegare, per quelli che vediamo dall'alto noi al Palamaggiore, quando disegna gli schemi, eccetera. Sergio ci spiega come gioca la Scavolini, la prossima avversaria della Juve Caserta. Prego. La Scavolini che affronteremo domenica è una squadra completamente diversa rispetto a quella del girone d'andata. Prima di tutto il cambio di allenatore da coach Ticchi a coach Markowski ha prodotto una serie di cambiamenti proprio all'interno sia del set di giochi d'attacco ma anche proprio nella filosofia di gioco della squadra pesarese. In più dobbiamo ricordare che ci sono stati diversi inserimenti nel roster pesarese come Stipcevic, come Kinsey, come Thomas, giocatori abilissimi nell'uno contro uno, quindi nell'attaccare con la palla in mano più che altro, quindi nel sapersi costruire il tiro da sé, piuttosto che giocatori di sistema e che quindi hanno bisogno di giocare con i compagni. Tant'è vero che la maggiore pericolosità della Scavolini Pesaro è nel costruirsi i tiri nei primissimi secondi dell'azione. Questo sia da contropiede primario, quindi nel trasferirsi velocemente dall'azione difensiva all'azione offensiva, sia in situazioni di transizione. Quindi vedremo attraverso una serie di pick and roll. Comunque, giocatori, ricordiamo che non hanno bisogno di far lavorare le difese per 24 secondi, ma che sono in grado di essere pericolosi all'inizio subito, dell'azione d'attacco. Sì. Io direi che la situazione
più giocata da parte della Scavolini è il cosiddetto drag, cioè il pick and roll in transizione. Una situazione che vede, nella maggior parte dei casi, Stipčević, ma qui possiamo trovare anche lo stesso Cavaliero, abile nel giocare il pick and roll, gli altri esterni posizionati fuori l'arco dei tre punti, il 4 anch'esso fuori l'arco dei tre punti, e poi spiegheremo il perché, e il 5 il lungo che arriva a bloccare la palla. Già questa situazione qua è una situazione di pericolo, in quanto Stipčević è un giocatore in grado di prendersi dei tiri anche da lunghissime distanze. Grazie al blocco del pivot. Grazie al blocco del pivot. È pericoloso poi anche nella penetrazione. Quindi questo mette sotto pressione la difesa, che non può lasciare distrarsi né il tiro da fuori né la penetrazione. Il 5, nella maggior parte dei casi, è Crosareol, rolla dentro e quindi dà una linea di passaggio di quelle, diciamo, abbastanza facile poi da concretizzare. E quindi si conclude il classico pick and roll. La pericolosità, nello specifico, della Scavolini qual è? È che i giocatori fuori dall'arco sono giocatori tutti pericolosi nel tiro da tre punti. Molto spesso i quintetti di Markowski sono formati da quattro esterni. Lo stesso 4, Kinsey, non è un vero 4, ma è un 3 che è in grado di giocare camuffato da 4, quindi in grado di essere pericoloso fronte a canestro. Questo che cosa comporta? Che la difesa non può essere in questa posizione e quindi aiutare i due giocatori che sono coinvolti nel pick and roll, perché su un eventuale passaggio all'esterno da parte di Stipčević sarebbero tagliati fuori e difficilmente riuscirebbero a recuperare prima di un tiro. Questa è la soluzione più utilizzata e da cui la Scavolini trae maggiore vantaggio. Come si adeguerà la Juve Casetta e come reagirà lo vedete domenica sul campo, questo è chiaro, perché Sergio, io non glielo chiedo proprio, non me lo dirà come a che cosa ha inventato Sacripanti per opporsi, certo. Ovviamente c'hanno le loro contromosse, le vediamo domenica a Palamaggio. Un'altra situazione è quella di due blocchi sulla palla di fila. Anche qui mettiamo Stipčević, ma lo può giocare tranquillamente anche Cavaliero questa situazione. Gli altri due esterni, abbiamo il 3 nell'angolo debole e il 2 invece sul lato forte. Questa situazione... Sergio, perché lato debole e lato forte? Spieghiamolo allora, a chi non vive di basket, a chi non mastica. Pensiamo al campo diviso da una linea che va da canestro a canestro, immaginare. Il lato dove si trova la palla è il lato forte. Perfetto. Quindi tutti i giocatori che sono da questo lato, quindi nelle vicinanze della palla, sono giocatori sul lato forte. E nella maggior parte dei casi sono i giocatori più pericolosi, perché sono più vicini nel ricevere un passaggio. Quelli, ovviamente, nell'altro lato, sono i giocatori del lato debole. Molto spesso questa situazione è utilizzata per un semplice trasferimento della palla, quindi non implica molta attenzione alla difesa, ma per il discorso che facevamo prima di Stipčević in grado di prendersi tiri col doppio blocco, molto lontani, quindi anche qua i difensori non possono distrarsi, ma devono essere attenti. Nel momento in cui c'è il trasferimento, comunque c'è il passaggio della palla da un lato forte al lato debole, c'è questo taglio di Barbour che può sfruttare la sua forza spalle a canestro. Molto spesso viene marcato a giocatori più deboli fisicamente e quindi la sua vicinanza vicino a canestro è un problema. Come si sviluppa questo gioco? Si sviluppa con quelli che vengono chiamati dei blocchi stagger, ovvero, facciamo in questo modo. Si disegna l'altra metà del campo, ovviamente, serve sì. Per la nostra facilità. Abbiamo due blocchi del 4 e del 5, chiamati stagger perché sono in successione un po' sfalsati, che vengono utilizzati per l'uscita dei tiratori. In questo caso Cavaliero, che quindi può ricevere e tirare o attaccare subito, ma anche per Barbour, che se non riceve spalle a canestro, sfrutterà anche egli una serie di blocchi stagger. Questa situazione è un po' diversa rispetto a quella precedente perché ha inizio con una situazione di blocchi sulla palla, ma poi si sviluppa per i tiratori. La Scavolini, ripetiamo, è pericolosissima sia dalle situazioni di
di blocchi sulla palla, ma anche dall'uscita dei tiratori. Perfetto, questi sono i due degli schemi che utilizza la squadra di Marcosca. Ovviamente non è più la squadra di Ticchi, la squadra dei famosi triangoli, dell'allenatore precedente della squadra pesarese. Questi sono due degli schemi che vedremo domenica. Ovviamente può darsi che non li vedremo mai completi questi schemi, perché sono situazioni di gioco, però sono quelli sui quali sta lavorando la Juve Casetta in questi giorni. Ringraziamo Sergio Luisi, ovviamente con lui l'appuntamento è alla prossima settimana per parlare degli altri avversari della Juve Casetta. Per adesso abbiamo parlato della Scavolini, che sarà ospite al Palamaggio domenica alle 18.15. Grazie Sergio. Grazie a te.